La costruzione del teatro avviene probabilmente in un momento di grande vitalità. La città ha ormai dimensioni notevoli e un peso ragguardevole nel territorio. Da qui provengono personaggi illustri, tra cui un imperatore, Otone. Situato nel centro della città, il teatro distava pochi metri dall'alta rupe che sovrasta la profonda valle dell'Acqua Rossa. Al principio del 1900 non si scorgeva al di sopra del suolo che una parte degli archi esterni e della cavea, parte della facciata e poche mura della scena e del proscenio. Ricavato in uno spesso strato di travertino, occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati. È diviso nella cavea, la parte dove prendevano posto gli spettatori, e la scena, dove agivano gli attori. In mezzo l'orchestra, dove erano i seggi riservati alle autorità locali e agli ospiti. La cavea ha 13 ordini di gradinate, un tempo rivestite di lastre di peperino. Alle spalle della cavea vi sono 27 arcate che la circondano completamente. Alle arcate era possibile appoggiare delle strutture provvisorie per consentire l'aumento temporaneo della capienza del teatro. L'accesso alle gradinate aggiunte era consentito da due coppie di scale appoggiate all'esterno delle arcate, di cui oggi rimane solo la base con alcuni gradini. Durante il Medioevo, al centro della cavea, fu eretta a scopi difensivi una torre, i cui resti furono demoliti durante i primi scavi. Il fossato divide la scena dall'orchestra. Durante le rappresentazioni teatrali veniva coperto con assi di legno per consentire il movimento nascosto di attori e servitori di scena. Sul fondo del fossato, verso l'orchestra, vi sono 10 pozzetti quadrati di cui si ignora ancora oggi l'uso. La scena doveva essere splendidamente decorata. Marmi delle più svariate qualità la rivestivano dappertutto, alternati a pitture, bassorilievi e lapidi. Nel frontespizio si aprono tre porte, la centrale o regia nel mezzo. Da essa uscivano gli eroi e i protagonisti della tragedia. Due laterali uguali, le ospitalee. Da quella destra entravano i generali, gli ospiti, le matrone e in genere tutte le seconde parti. Dalla sinistra i liberti e i servi. Vi sono poi ai lati altre quattro porte. Sulla facciata si aprono 8 grandi nicchie ove erano collocate le statue marmoree delle muse e la copia romana del Potos di Scopas. Le statue sono oggi conservate nelle sale del Museo Nazionale Etrusco della Rocca degli Albornoz in Viterbo. La fronte esterna della scena, invece, doveva essere lunga quasi 60 metri ed aveva circa 11 porte. Ne sono rimaste soltanto 7. Probabilmente, agli occhi dello spettatore di allora, sarebbe apparso così.